Per aiutare i territori messi in ginocchio dai nubifragi del 27 e 28 luglio, la Regione Toscana ha stanziato 1.900.000 euro per le spese di somma urgenza e ha aperto nella sede del Genio Civile di Arezzo uno sportello Fidi Toscana, presentato dagli assessori al territorio Vincenzo Ceccarelli e all'ambiente Federica Fratoni. A disposizione delle imprese colpite, microcredito fino a 20.000 euro e per le aziende agricole garanzie da 25.000 a 160.000 euro. Penso che la misura del microcredito, alla quale poi si associa anche la parte agricola, siano misure assolutamente importanti che credo saranno raccolte con grande favore. Siamo qui alla sede del Genio Civile, via Rigotesta 4, lo dico perché almeno tutti sanno dove rivolgersi, e ovviamente avremo uno sportello aperto dedicato per supportare le imprese a compilare la modulistica, ad accedere quindi al finanziamento. La delegazione regionale ha anche svolto un nuovo sopralluogo nelle località dell'Aretino più colpite dal maltempo, a Olmo e Pieve a Quarto, per una ricognizione dei danni che in tutta la Toscana ammontano a 46 milioni di euro, secondo le prime stime. Ora, dopo la dichiarazione di emergenza regionale, si attende che il governo accolga quella di emergenza nazionale. Se questa verrà riconosciuta, ci sarà la possibilità anche di interventi a sostegno delle imprese, a sostegno dei privati che in questo momento non sono previsti, perché i primi interventi sono quelli della somma urgenza. Cosa devono fare le imprese danneggiate dal maltempo per ottenere i contributi? Si accede tramite il sito Toscana Muove, lo ripeto, www.toscanamuove.it. I prodotti a disposizione sono due, sono la garanzia per le imprese che hanno avuto eventi di calamità, che sono state colpite da eventi di calamità, e il finanziamento, quello più importante, di importo di microcredito fino a 20.000 euro a tasso zero.